attesa della reale speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio. Cominciamo a conoscere Michele De Grande. E lei è ordinario di educazione artistica. Artistica presso la scuola media Vanni Antonio di Ragusa dal 90. Poi per circa 8 anni in precedenza ero stato a Modica. E poi prima ancora ho gironzolato un po' per la provincia e per tutte le altre scuole, anche a superiore, ho insegnato anche a superiore. Qua c'è un paesaggio marino in cui in primo piano il muro a secco, presumo che quello sia un garrubo. Sì, quello è un garrubo. Vabbè, questa mela. Che funzione ha questa mela? Allora, la mela per me ha sempre avuto la funzione così come noi la conosciamo, come simbolo della tentazione. Solo che io ho cercato un pochettino di introdurla nel nostro paesaggio, quindi ho messo il colubro leopardino, che è un serpente, diciamo, della nostra zona, il carrubo, la mela, il muro a secco, e poi la terra che esce fuori dal mare vuole indicare, in questo caso, cioè che in realtà questa tentazione si manifesta anche in altri modi, ma è sempre esistita. Lei quando organizza la prima mostra? Dunque, la prima mostra dopo tutto questo periodo, diciamo, di stasi e di ricerca, la organizzo nell'86, mi sembra, se non ricordo male, a Firenze. Ed è una mostra personale o collettiva? Personale. Prima poi avevo fatto altre mostre personali, diciamo dall'83, 84, 85, dopo che avevo in un certo senso deciso di dedicarmi soltanto alla pittura. Qua ancora abbiamo un'altra immagine di quando ancora suonavo con i ragazzi le performance. E di queste poi due parole dobbiamo dire pure dalla sua attività di musicologo, di suonatore di chitarra. Di diverse variazioni di chitarra. Tra l'altro io sono stato con loro, diciamo, dall'inizio, quando il gruppo si è formato, fino alla fine dell'81. E questi chi erano questi ragazzi qua? Ma fra l'altro, dunque... Io erano locali di Ragusale? Qua siamo a Villa di Pasquale. Sì, ma dico, i ragazzi erano di Ragusa? Due di Chiaramonte, poi tutti gli altri eravamo ragusani. E tutti della provincia. Poi però c'è stato un suo conterraneo di Santa Croce che per un periodo... Cioè, eravamo quattro il gruppo base, su cui poi, diciamo, gironzolavano altre persone. Qualcuno si aggregava? Sì, si aggregava. Lei suonava la chitarra. La chitarra, e sì. Che genere di musica facevate? Ma naturalmente in quel periodo, a detta di tutti, diciamo, era il gruppo di punta sia della provincia che di Ragusa, e qualcuno diceva anche oltre Ragusa. Come? Sì, ma che tipo, la musica, cos'era, il rock? Sì, principalmente facevamo rock, però ecco. Giustamente poi quando dovevamo fare delle serate, questa è una festa dell'unità, dove sì. Sto suonando la chitarra con l'archetto del violino, che piaceva, diciamo, anche... inventare, cioè, non ero stato io, diciamo, il primo a suonare la chitarra in questo modo, era stato diciamo, un altro chitarrista di un gruppo importante inglese, però mi piaceva un pochettino inventare anche dei modi nuovi, diciamo, di suonare questa chitarra. Salvino Palumbo, che è il presidente del gruppo L'Arca. Vicino a me l'attore Salvo Purromuto. Giuseppe Di Giacomo, che primo attore e regista della compagnia Graziana Fortunato. Il risultato di oltre un ventennio di ricerca e sperimentazione teatrale, che è partito proprio da un momento pionieristico per poi via via andare a coagulare attorno a sé
insomma, esperienze, incontri, testi, talenti, amicizie, eccetera, che insomma hanno poi avuto come sbocco proprio la costituzione del nostro gruppo teatrale. Così abbiamo costituito questa compagnia appunto nel 1986 e da lì in poi ci siamo dedicati appunto al teatro, con soprattutto amatoriale, e abbiamo portato avanti con discreto successo parecchi spettacoli, parecchie rappresentazioni che ovviamente ci hanno in un certo senso forgiato, no? Ci hanno temprato, perché sono state esperienze di vita e esperienze che alla fine hanno portato a delle grosse soddisfazioni. Noi abbiamo portato in scena un lavoro così, proprio per gioco, però ecco, mano a mano, durante le prove anche estenuanti, perché è la prima volta che calcavamo un palcoscenico, e nasceva man mano questa voglia di fare, di continuare l'esperienza teatrale. Da lì poi ci siamo lanciati, anche perché parecchi di quei ragazzi di allora, Mautisi, Saretto Mautisi, eccetera eccetera, costituiscono tuttora l'impalcatura, la struttura di questa compagnia attuale. Anche se da ragazzina, appena adolescente, seguivo questo gruppo e da spettatore ed ero profondamente attratta. Poi sono stata chiamata per un provino e da allora, appena varcata la soglia del teatro, non ho più abbandonato questo gruppo. Ecco, adesso andiamo avanti con la telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Chi parla? Io mi chiamo Pinna. Volevo intervenire in trasmissione non tanto per giocare, perché non saprei darle risposte ai quesiti che lei pone, quindi lascio il regalo a qualcun altro, ben volentieri. Sì. Mi piace parlare, sentire soprattutto lei quando parla in dialetto. Io non lo conosco il dialetto siciliano, mi piace sentirlo perché ci sono affinità e ci sono delle parole che si assomigliano molto alla mia lingua, che è il sardo. È un dialetto completamente diverso, però ci sono delle parole che si assomigliano molto. Tra l'altro che diciamo, la cultura di Ragusa e della provincia di Ragusa con la cultura del mio paese, soprattutto nel campo contadino, nella cultura contadina, ha molte e molte affinità. Sì. La signora prima parlava della Unnedda. Unnedda, sì. La Unnedda nel mio paese è la gonna. Sì, in effetti è una gonna. È la stessa parola, precisa, identica. Sì. Ci sono altre parole che adesso a memoria non me le ricordo, però man mano che sento parlare la gente di dialetto, sì, ci sono delle affinità. Le collego a quello che è il dialetto delle mie parti. Sì. Mi piace molto, soprattutto queste trasmissioni, sì, perché c'è l'amore nelle parole che dice lei e sì, nelle sì, parole dei telescoltatori, si sente che c'è nelle parole dei telescoltatori si sente l'amore verso la propria terra. Senza dubbio. È una cosa che fa piacere, che fa onore alle persone, quindi siccome anche io sono molto legato alla mia terra, mi trovo molto bene a sentire e a parlare di queste cose. Mi fa piacere, la ringrazio molto per questa telefonata, è un conforto. Aglio avuto che mangiare, pasta asciutta con pomodoro. Aglio avuto vino buono, la granzita per studare. Già ruota l'hai detto, non capisci o non lo sai? E chi è l'aglio? E quindi visto che... E allora, un libro di... Allora, signora Maria... Sapete.